Dottor Natali, questa città ha bisogno di più educazione. Quanto prevedeva Padre Pagano a proposito del Sagrato, di cui tanto si è lamentato per ciò che accade non solo nella Movida, ma ciò che accade durante la notte, addirittura presa come un orinatoio il Sagrato, insomma, di Santo Spirito. Di sicuro qui l'educazione non c'è più. Non c'è più l'educazione civica, non c'è più il senso, non lo trasmette più nessuno. E soprattutto, e quando dico questo vengo accusato quasi di fascismo, benché io sia dalla parte esattamente opposta, dico che ci vuole una maggiore tutela, avendo la certezza che se fai certe cose sei punito. Unito, perché qui alla fine, se si sente che la gente urina sul sagrato, a parte diretti interessati, gli altri sorridono come se fosse una marachella. E ho sentito dire uno che l'aveva fatto, dice sì, ma insomma sono ragazzate. No, sono ragazzate. E guardate che non è la durezza della pena, questo lo dicevano già nel Settecento, è la certezza della pena. Se te sai che se urini o defechi sul sagrato della Chiesa, avrai una bella pena. Però la certezza di essere preso. È una zona franca questa, perché se ciò fosse stato fatto, che so, Piazza Duomo, Santa Croce, sarebbe successo lo stesso? Questo è difficile dirlo. Io credo che inviti probabilmente allo spregio e al vandalismo, come tutte le cose che hanno la purezza delle cose belle. Poi non escludo che ci sia anche un desiderio di vendetta nei confronti della comunità agostiniana, che si è fatta giustamente sentire. Beh, insomma, se le forze dell'ordine non ce la fanno a risolvere questo problema, io non vedo perché non tirar su una bella cancellata, come una volta proposi altrove, e naturalmente mi dettero di medievale e di fascista. Trovino altri sistemi. Un sistema ci vuole, perché così non è ammissibile. Non è ammissibile.